Da un po' di mesi a questa parte, nel quartiere torinese di Porta Palazzo, avviene una strana magia. Lo spazio verde senza nome di Via Aosta 15A si trasforma nell'Arena, la casa del cricket torinese, un luogo speciale due volte perché promuove uno sport poco conosciuto in Italia e soprattutto perché è un bellissimo progetto di integrazione. Quelli che vedete sono Navid e Alessandro, rispettivamente il presidente del Torino Cricket Club e il responsabile progetto cricket del SERMIG, Arsenale della Pace. Cosa unisce questi due mondi apparentemente così distanti? Io, da quando che sono bambino, gioco a cricket sempre. È il nostro sport, come poi è calcio. Io sono venuto qua a dicembre 2010 dal Pakistan. Io ho visto che c'erano tantissimi ragazzi che giocavano a cricket, erano bravi anche. E io ho pensato, possiamo formare una nostra squadra di Torino. Ma i primi anni era un po' difficile formare una squadra. Abbiamo un'organizzazione di studenti al Politecnico. Lì abbiamo iniziato a giocare a cricket ogni anno. Poi abbiamo aspettato per 5 anni quasi e solo questo anno a gennaio abbiamo formato questa squadra che si chiama Torino Cricket Club. La maggior parte sono stranieri. Tantissimi sono srilanchesi, bangalesi, pakistani, indiani. Ed è qui che entra in gioco Alessandro. Il terreno di gioco dove Navid e i suoi compagni si allenano corrisponde a un'area abbandonata data in concessione proprio all'Arsenale della Pace. L'associazione ospita un gruppo di ragazzi richiedenti asilo, provenienti soprattutto dal Pakistan. E? Ci siamo accorti che tutti i pomeriggi uscivano con una mazza da cricket. Questa idea si è incontrata con la disponibilità di questo campo per il periodo di un anno che terminerà il 31-12 e nelle attività di ripulizia, di riqualificazione, diciamo così, umana del territorio, abbiamo pensato la scorsa estate di coinvolgere i nostri ragazzi, giocatori di cricket e richiedenti asilo, in un progetto comune. E cioè? Riqualificare un'area abbandonata da più di 20 anni nel quartiere più multietnico della città di Torino e dare vita a una sorta di scuola di cricket. A giocare ci sono studenti del Politecnico, rifugiati politici e lavoratori già presenti da anni in Italia. Ma soprattutto a giocare sono davvero bravi. E quest'anno abbiamo giocato anche il campionato italiano. Abbiamo finito quinto su 17 squadre in tutta Italia. Ah però, certo, si gioca bene a cricket, ma è sotto gli occhi di tutti che qui in gioco c'è molto di più. E quello del campo del cricket è quasi una sorta di terra di mezzo, dove si incontrano culture diverse, con politiche internazionali a volte molto in conflitto. E nel linguaggio del cricket tutti sono i benvenuti. Si dice che il cricket sia lo sport dei gentlemen. Gli inglesi solitamente dicono quando qualcuno fa un'azione scorretta, it's no cricket. Dunque il cricket è gentile, è una cosa per persone per bene. Adesso però passiamo ai problemi. Stiamo cercando italiani perché per questo anno l'abbiamo fatto iscrizione per Coppa Italia. E poi non siamo riusciti a giocare perché servivano 3 italiani, noi avevamo 2 solo. L'Italia, da questo punto di vista, deve ancora scoprire il gioco del cricket. Ma come fare se? Il problema è che non abbiamo il campo, non abbiamo sponsor, non abbiamo niente. Ma questo anno Custorino ha aiutato tantissimo. È stato presidente del Custorino, ha fatto certificati medici per i giocatori, hanno dato anche le divise, l'hanno dato anche i campi da usare. E le partite che abbiamo giocato qua a Torino erano campi di Custorino. Allora, quando abbiamo visto come comportavano Custorino, poi l'abbiamo visto, c'è la speranza, possiamo fare, c'è la gente che aiuta. Navid e gli altri ragazzi, infatti, si sono sempre accollati tutte le spese. Per ora, oltre al SERMIG, l'unico aiuto concreto è arrivato da Riccardo Delicio, il presidente del Custorino. Insomma, c'è ancora tanto da fare. La concessione dell'area data al SERMIG scade il 31 dicembre di quest'anno e il campo messo a disposizione dal Custorino è tornato alla destinazione d'uso, e cioè il rugby. Occorre una soluzione a lungo termine e il primo passo è avere un campo regolamentare, dove potersi allenare, poter coinvolgere altre società, far crescere il progetto portando all'interno anche ragazzi italiani. Insomma, un luogo dove sentirsi parte della nostra comunità. Quando uno si gioca a cricket, poi non pensa di nazionalità, che nazionalità è.
Ma voi è solo che è un gioco, poi giochiamo solo per divertirsi. E poi di diverse nazionalità siamo, più divertente è. Io credo che a livello embrionale, in potenza, qui è presente una nuova squadra di cricket per la città di Torino che se lo merita, quindi il desiderio sarebbe che per il prossimo futuro, su un medio-lungo periodo di 5-10 anni, potessimo continuare all'interno di questo campo e far conoscere i ragazzi italiani, nelle scuole soprattutto, questo grande sport. Grande sì! Se pensate infatti che il cricket sia uno sport sfigato, vi sbagliate di grosso. Vanta oltre 3 miliardi di fan in tutto il mondo ed è secondo in termini di popolarità solo al calcio. Quindi, lanciamo un appello all'amministrazione, alla sindaca Chiara Appendino, agli assessori allo sport regionale e comunale, al CONI e a tutti coloro che vogliono sposare questo bellissimo progetto. La vogliamo dare una mano a questi ragazzi? E voi, che cosa state aspettando? Condividete questo video, spargete la voce e soprattutto venite a giocare a cricket. Aiutiamo Navid e l'Arsenale della Pace a realizzare questo sogno, che renderà la città di Torino ancora più bella.